per il club, ovvero privarsi del calciatore, o magari un anno di B potrebbe far bene al calciatore e all'uomo Abel Hernandez? Io so che il Palermo, sono certo che succederà qualora dovesse giocare in Serie B, lo so bene che Zamparini farebbe una squadra fortissima che potrebbe già giocare in Serie A, perché non sopporterebbe mai una permanenza lunga in questa categoria. Facendo questa riflessione, Abel Hernandez, stando bene, è chiaro che potrebbe essere un giocatore che fa la differenza, potrebbe fare anche in Serie A. Penso che vada considerata la questione ambientale, cioè quanto la gente di Palermo vuol bene a Abel Hernandez e quanto vale la pena tenerlo, perché è l'ambiente che fa la squadra. Non voglio essere noioso nell'esprimere questo concetto, ma è la città che deve dare forza alla squadra, sono gli sportivi che devono voler bene ai calciatori e fare in modo che possano rimettere la testa fuori. Allora, i nostri tifosi, da grande esperto del calcio sudamericano e sopraffino anche talent scout qual è, le chiedono di collocare tatticamente Paolo Dybala, perché i tecnici che si sono susseguiti con la panchina del Palermo l'hanno ostinatamente schierato da prima punta, ma insomma è parere un po' unanime comune che il ragazzo da seconda punta, se non da trequartista, potrebbe dare il meglio di sé. No, io non sono d'accordo, io lo vedo prima punta, a parte il fatto che mi sembra un giocatore fortissimo perché ha delle giocate a guizzi, delle giocate in contropiede, una capacità di lettura delle situazioni è sublime. Non inganni il fisico, perché io penso che lui, giocando vicino alla porta sulla linea dei difensori, possa essere devastante. Credo che questo ragazzo avrà una carriera bellissima. Direttore, sempre restando in tema giocatori, tra i tre arrivi argentini, e cioè Boselli, Faurlin e Formica, che sono arrivati dal mercato di riparazione di gennaio, c'è qualcuno che conosce particolarmente o di cui ha particolarmente apprezzato le caratteristiche, sia tecniche che appunto tattiche? Li conosco molto bene tutti e tre e devo dire che Faurlin 3 anni fa ho cercato anche di portarlo a Palermo, in un quadro di un'operazione un pochino più complessa, anzi 4 anni fa, forse il mio primo anno di Palermo, adesso non ricordo, comunque lui giocava nel Queen's Park Rangers. Sì. E ho cercato di portarlo perché mi sembrava un giocatore importante. Chiaro che è venuto in un contesto simile, si è un pochino smarrito come tutti gli altri. Per questo dico, ci vuole un po' di benevolenza verso i calciatori e le cose andranno rivisitate con un altro stato d'animo, perché oggi qualsiasi calciatore si venga tirato in ballo nel Palermo, istintivamente si è portati a bocciarlo, ma invece non è così. Direttore, ma come si spiega che un dirigente estremamente esperto e qualificato come Pietro Homologo, in un mercato di gennaio, si sia rivolto al bacino sudamericano con i classici rischi di integrazione ed ambientamento, quando di tempo purtroppo il Palermo ne aveva poco? No, ma guardate, io su questa questione riferita ai tempi di ambientamento ci credo un po' poco, perché i calciatori sono forti subito e in 15 giorni devono a recitare la loro parte. È evidente che se sono tanti e se va ribaltata la squadra diventa un pochino più complicato, ma non credo che strategicamente sia stato un grande errore. Allora, tifosi scrivono: ciao Walter, ovviamente in bocca al lupo, soltanto adesso si percepisce la qualità del tuo lavoro, che forse non era sufficientemente apprezzato all'epoca. E poi ci chiedono, sempre in malaugurata prospettiva di retrocessione, di quanto potrebbero essere utili altri due acquisti targati Sabatini, due con proprietà ad oggi in essere con il Torino, ovvero Matteo Darmian e Kamil Glik. Beh, questi sono due ragazzi che stanno facendo molto bene a Torino. Chiaro che il Palermo li deve difendere, li deve proteggere, perché sono due calciatori che si stanno imponendo, uno è 88 e l'altro 89, o tornano a Palermo o Zamparini fa la cassa e poi reinvestendo su altri giocatori, però sono giocatori che certamente vanno protetti.
Direttore, io devo anche ovviamente girarle, tra virgolette, le critiche, perché c'è una domanda eloquente, ovvero scrivono soltanto il nome del calciatore con un punto interrogativo e scrivono Joao Pedro, punto interrogativo. Guardate, Joao Pedro è un ragazzo del 92 che è stato preso, mi pare, adesso non ricordo l'anno preciso, però non penso che fra l'altro ha fatto benissimo in Uruguay quando è stato posto a giocare in Uruguay. Molto con i calciatori si realizza il colpo fortunato, il crack, a volte un pochino meno, ma questo era un ottimo calciatore. Ripeto, lui era figura nel Peñarol, è stato molto apprezzato, stiamo parlando di un ragazzo del 92, non dell'86, quindi... lui non si è ambientato a Palermo, aveva un carattere un po' bizzarro e poi quando io sono andato via è stato collocato in prestito, però non penso che le disgrazie del Palermo siano passate da Joao Pedro. Allora, lei sarà certamente molto contento di due calciatori, stiamo parlando di Giuseppe Prestia e anche di Antonio Mazzotta, che si stanno facendo onore, uno con la maglia dell'Ascoli, l'altro con la maglia del Crotone in Serie B. Due parole sui ragazzi che lei conosce molto bene, direttore, e se possono essere utili al Palermo sempre in caso di futuro campionato cadetto. Ma sicuramente sì, Mazzotta l'ho visto giocare recentemente benissimo, devo dire, è un ragazzo che ha vinto un titolo con la Primavera, un ragazzo che anche questo va difeso. Su Prestia c'ho notizie diverse, non so se Palermo ha ancora il controllo del giocatore. Lei lo stimava tanto, direttore? All'epoca in cui ero Palermo, stiamo parlando del 93, un ragazzo giovanissimo, si imponeva per qualità fisiche e per capacità intrinseca. Dopo, sai, il ragazzo è cresciuto, se n'è andato e non so bene se il motivo per cui non è riuscito a imporsi nel Palermo. Voglio dire, è un ragazzo che sta facendo bene e non sono sicurissimo che sia ancora sotto il controllo del Palermo. Allora, le ultime due la salutiamo. Scenari futuri, ovviamente Pietro Lo Monaco era un dirigente un po' despotico, assolutista, abituato ovviamente a lavorare da solo. Per il futuro si prospetta un tandem, ovvero Giorgio Perinetti nel ruolo di direttore generale con compiti magari anche di rappresentanza istituzionale e si fa il nome per affiancare Perinetti, i due direttori sportivi molto importanti, sia di Stefano Capozzucca, che lei conosce molto bene, direttore, sia di Rino Foschi. Ecco, quale ipotesi ritiene più plausibile? Quale tandem? Guardate, sono sia Rino che Stefano sono due conoscitori di calcio, sono esuberanti, sanno fare benissimo il loro mestiere, ma non sarò certo io a indicare i candidati. Io so solo quello che vedo e quello che conosco. A Palermo oggi è auspicabile che il presidente voglia dar fiducia alle persone che sono lì, perché ripeto, Giorgio è un grande professionista, è reduce da campionati vinti a ripetizione, quindi credo che sia la persona migliore. Affiancato da un direttore sportivo non penso che se fossero uno di questi due il Palermo sbaglierebbe, anzi farebbe un grande acquisto. Direttore, nel caso di Pierino Foschi che nel caso di Stefano Capozzucca. Certo, andiamo a chiudere. Il Palermo ha speso 4 milioni col diritto di riscatto di giugno, saranno 4 per Stefano Sorrentino, che è certamente un gran portiere, ma le chiedono, alla luce insomma di quello che è accaduto in questi anni, quindi con Zorbas prima, Viviano e Benussi poi, un giudizio sull'operazione Sirigu al Paris Saint Germain. Dunque, no, che non ho fatto io, perché sì, è chiaro. No, quindi non voglio neanche interpretare cose delle quali non conosco i requisiti o i connotati. Penso che ci fosse a quell'epoca un certo disagio di Salvatore e neanche un apprezzamento formidabile della piazza verso di lui, quindi quando si è realizzata una possibilità di introitare un po' di soldi, Zamparini l'abbia fatto. Direttore, c'è molto da dire. Sì. Direttore, per chiudere, ritiene che alla luce di quella che è la reale dimensione tecnica del Palermo di quest'anno, ben diversa dalla squadra che ha lasciato lei, visto l'avvicendarsi di tre guide tecniche, non sarebbe stato forse meglio lasciare comunque in mano la squadra a Sannino, che tra i tre dovrebbe essere quello che ha i numeri maggiori o comunque più esperienza nel lottare con squadre che devono guadagnarsi la salvezza?
infatti Sannino è l'attuale allenatore del Palermo, quindi evidentemente a questo tipo di riflessione è arrivato anche Zamparini, no? Io so, no, ripeto, è molto, è sbagliato far dietrologia, rivistare tutte le cose, perché è chiaro che il dopo si ha sempre ragione, è il durante che è difficile da gestire. Quello che so è che Sannino è un ottimo allenatore, io l'ammiro molto, è un allenatore di grande esuberanza, di grande vitalità, con idee calcistiche evolute. Oltretutto è un uomo che ha dovuto soffrire, nessuno gli ha regalato niente nel calcio, si è costruito da solo con tantissimi sacrifici, quindi sa bene quello che sta facendo e come dovrà farlo. È auspicabile che questa sia la struttura del Palermo l'anno prossimo e con questi competenti con Sannino potranno certamente arrivare lontano. Direttore, la salutiamo chiedendole un ricordo della sua Palermo, quindi della Palermo che lei ha vissuto anche da uomo ovviamente, oltre che da professionista, e poi anche due parole ai tifosi del Palermo, insomma, che non vivono dal punto di vista psicologico un momento particolarmente facile. Ma io ho già avuto modo di dirlo, a Palermo mi sono sentito totalmente realizzato come professionista e di questo devo ringraziare Zamparini, certamente. Ho vissuto il rammarico di una Champions League che è antipatico dirlo, ma siamo stati espropriati la Champions League perché tutta una serie di risultati e di situazioni. Sì. Mi ricordo il gol preso a Genova a tempo abbondantemente scaduto di una partita vinta che poi abbiamo pareggiato, noi non siamo andati in Champions League per due punti, quindi citando 3-4 episodi si sarebbero avanzati i punti. Sì. E quella squadra e quella società meritava un premio simile alla Champions League. Ai tifosi, e quindi questo è il rammarico che mi perseguita e non credo di risolverlo mai, perché era per me, ho detto, una sorta di realizzazione in un'utopia calcistica, ma ci credevo molto. Ai tifosi del Palermo intanto li ringrazio perché con me sono sempre stati molto generosi e comprensivi, ma voglio chiedere e dire che il Palermo sono loro, il Palermo sono loro, sono i tifosi, è la città che deve dar forza, conferire forza e sicurezza, e poi dopo ci penserà il presidente a ricostruire. Allora, direttore, noi la ringraziamo, la salutiamo, abbiamo mantenuto ovviamente l'impegno, lei è il direttore sportivo di una squadra giallorossa, non meglio... Non definiamola meglio. non meglio identificata, grazie ovviamente, è stato un piacere ospitarla, noi le auguriamo in bocca al lupo, buona stagione e tutte le migliori fortune ovviamente umane e professionali, grazie. Buon lavoro. In bocca al lupo, Palermo tutta, arrivederci. Salutiamo Walter Sabatini, direttore sportivo della Roma, chiaramente scherziamo, ma... Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.